Riflettiamoci, rubrica a cura di Silvia Brindisi e Federico Mancini. Allora, Silvia, su Riflettiamoci cosa vogliamo dire? Allora, su Riflettiamoci volevo appunto parlare un po' del volontariato, di quanto comunque sia utile e importante che per fortuna ci siano persone che lo facciano di qualsiasi età, che comunque è una bella esperienza sia per chi non l'ha fatta, la consiglio, e invece per chi comunque la continua a fare nonostante che siano tanti anni, perché comunque la fiducia sono comunque figure molto importanti che spesso a volte o vengono sottovalutate o comunque ci sono tanti in alcuni momenti. Invece bisogna anche comunque dire che senza molti volontari tante cose forse sarebbero anche più difficili da organizzare. Però l'unica cosa che un po' mi dispiace, però ci sono alcune volte capita che invece, anche per esempio come esperienza, no, ti cercano solo per, volo, cioè, per volontariato, sì, però se poi dopo proponiamo una volontaria vuoi o speri di essere assunta, no, cioè funziona solo il volontariato. Poi per carità ci sono persone che ovviamente no, non vogliono, cioè perché hanno già il proprio lavoro e lo fanno come cosa in più. È un conto, però può anche capitare come molti giovani tranquillamente scoprono una cosa che gli piace, un settore, e invece poi dicono guarda, è solo un volontariato, non c'è nessuna possibilità. Secondo me è giusto però fino a un certo punto, cioè nel senso, per quanto riguarda invece questi giovani, come sarebbe anche gratuito, cioè capita che un ragazzo, una ragazza voglia in qualche modo da volontaria passare diciamo, a lavoratrice dipendente, perché poi comunque cioè uno si può anche fare volontariato a vita, come dico, nel momento in cui comunque hai già uno stipendio, un conto, lì ovviamente non è scontato. Però se invece capita che un ragazzo, una ragazza vuole affermarsi dopo aver fatto un anno, come per esempio c'è il servizio civile, no? Dura un anno, e dopo quell'anno però non puoi più lavorare, cioè non puoi più farlo da un'altra parte, altrimenti non puoi essere assunto dove lavori. E per questo dico, cioè secondo me dovrebbe essere quello, secondo me dovrebbe essere anche dato un punto, cioè diciamo un attraverso, cioè nel fatto che comunque sposi una bella nuova come volontario che non conosci o che non ha mai fatto, però dovrebbero comunque mettere un limite, cioè per esempio se il calcolo è anche se è volontariato non deve essere neanche giusto, no? Dire cerchiamo solo volontari, perché non tutti, è giusto pure dire, non tutti lavorano, non tutti hanno la fortuna di avere un lavoro, perciò comunque delle volte una persona a volte lo fa anche perché dice sì, lo faccio per curriculum, perché mi interessa, perché è esperienza, però quando comunque capita che lo fai o per tanto o dopo tanto e comunque non sei per forza giovane, è giusto pure secondo me in alcuni settori dare la possibilità di poter anche comunque entrare a livello lavorativo, come per esempio fanno in alcuni paesi europei, tranquillamente, cioè in alcuni paesi europei dopo un tot di anni di volontariato capita che si assumano, non tutti ovviamente, però capita che la possibilità se la danno. Cioè io mi Però associo a Silvia perché tanti anni fa il volontariato era anche espressione di dedicare il tempo in più lavorativo personale al prossimo. Oggi il volontariato ha preso un'altra dimensione, cioè ci sono persone che lo fanno e che purtroppo non hanno lavoro e quindi è giusto che vengano ritenuti dei veri e propri professionisti del volontariato, siamo sempre là, a volte si approfittano di queste figure, quindi io spero che nascano sempre più cooperative volte al volontariato, anche perché poi ai fini, diciamo, fiscali hanno delle agevolazioni perché rientrano nelle nuove attività. E quindi noi speriamo che i giovani, insomma, trovino la loro vita, ma anche questa formula di volontariato come lavoro primario deve assolutamente prendere piede, perché anche perché negli altri paesi questa è una vera e propria attività. In un'Italia piena di terremoti e di vicende tristi come quella di Rigopiano, la professionalità diciamo, è prioritaria, come per esempio anche la riforma che ha visto il militare essere più professionista e non basarsi più sulla chiamata, come avveniva tanti anni fa, per puro diciamo, hobby delle persone che dovevano fare i cosiddetti 3 giorni formativi. C'è bisogno di professionalità e noi speriamo che il volontariato lo acquisti sempre più. ma anche Beh, perché
questa cosa che comunque è una bella esperienza, l'ho fatta per 3 anni, insomma, dato tale che comunque mi piaceva ovviamente veramente il mio lavoro, mi è piaciuto anche tanto, e per questo dico, cioè è bello anche quando comunque si scopre un mondo nuovo, perché spesso cambia, molte persone non lo fanno con miccio, anche perché si discussione per cui anche campioni, però è, secondo me anche dare possibilità a livello lavorativo, cioè non soltanto per aiutare, ma comunque sono tutti la cartina, perché sono anche di persone adulte, che sono di tutti fare, però hanno volontariato dopo 2 anni, secondo me anche di più dovrebbero forse agevolare anche un po' questa cosa. Sì, sicuramente, cioè, sarebbe molto più facile per entrambi i casi, perché da una parte, no, siamo in stati volontari, che comunque ce ne sono tanti, comunque sempre ringraziati e sempre ammirati, però dall'altra parte potrebbe essere comunque un po' in più per poter anche assumere persone che comunque vogliono lavorare in alcuni settori.